Grazie Presidente, colleghi. La giornata di oggi si è caratterizzata da un dibattito ampio, lungo. Rispetto a questo io voglio ringraziare, anche se adesso è assente, il Ministro Moavero perché con maestria è riuscito a spiegare in termini di diritto internazionale compiti, doveri, a spiegare a tutti quello che sarebbe dovuto essere rispetto a un intendimento del governo che poi non è stato nella mozione di maggioranza che abbiamo letto e che ovviamente non condividiamo e che non voteremo. E non voteremo quella risoluzione di maggioranza perché è una risoluzione che nulla dice rispetto a quello che l'Italia dovrà fare. Il Parlamento sovrano non è il Papa. Il Papa fa bene ad essere neutrale, prega per tutti, prega per un popolo che ha 71% di cattolici al suo interno, fa bene a mediare con i suoi metodi, non è che il mio giudizio abbia una rilevanza nei suoi confronti, ma non fa bene un governo come il nostro a non tenere conto delle condizioni in cui un popolo, nostro fratello, vive in queste ore e in questi momenti e in questi ultimi anni. Non ce lo possiamo proprio permettere perché noi siamo un Parlamento democraticamente eletto. E allora nelle parole del Ministro Moavero, nell'introduzione, nelle comunicazioni che a lui oggi gentilmente ha voluto offrire a quest'Aula e gentilmente anche per la sua capacità di relazionare, abbiamo letto quello che poteva essere la soluzione. Nel momento in cui c'è un Presidente della Repubblica, Nicolás Maduro, che non è stato eletto legittimamente per l'Italia, e c'è un'Assemblea che è stata eletta legittimamente per l'Italia, sarebbe stato naturale per noi oggi concludere, e spero ancora che il Parlamento lo faccia, con la ufficiale accettazione di quella che è una richiesta forte che viene dalla comunità venezuelana in Venezuela e dalla comunità venezuelana in Italia, il riconoscimento di Juan Guaidó come presidente legittimato non a governare il Venezuela, ma a indire immediatamente libere elezioni che permettano al Venezuela di avere un presidente eletto dal popolo, che sia legittimato rispetto alla comunità internazionale e che cominci a poter agire per risolvere i problemi che in quella nazione esistono. La precondizione che c'è è restituire la libertà al popolo venezuelano, una precondizione sulla quale non c'è trattativa che tenga. Oggi abbiamo visto le immagini, ho rivisto le immagini dell'approccio alle manifestazioni che ci sono state in Venezuela. Da una parte il popolo, il 23 gennaio, il 2 febbraio, il popolo che abbiamo incontrato anche qui in Italia. È splendida la comunità venezuelana, si relaziona con gentilezza, senza violenza, in maniera mite, spiegando che il loro desiderio è la libertà prima di tutto e la capacità di ritrovarsi come popolo nella condizione di sopravvivere. Abbiamo visto le immagini di un popolo dietro Juan Guaidó, dietro l'Assemblea. Abbiamo visto un popolo che chiede di avere la possibilità di esprimersi. Dall'altra parte abbiamo visto Maduro circondato dall'esercito. Quale presidente legittimato a governare ha bisogno dell'esercito di farsi proteggere dal proprio popolo? Sarebbe già in quelle immagini la risposta rispetto a quello che noi dovremmo poter fare. Ma abbiamo un governo che è un governo di compromesso, è un governo fatto da due forze politiche che hanno valori differenti, hanno proposte anche in campo internazionale troppo differenti, l'abbiamo visto sulla questione del Global Compact, in cui il governo tutto ha girato su se stesso. Lo stiamo vedendo in queste ore con il Movimento 5 Stelle che si arrampica sugli specchi per sostenere una posizione di neutralità. Certo, non possiamo dimenticare i viaggi a spese del Parlamento del Movimento 5 Stelle a trovare in Venezuela esattamente chi opprime quel popolo, a rapportarsi con i cittadini italiani residenti in Venezuela che raccontavano quali timori, quali paure vivevano in quelle ore. Però si vede che non li hanno convinti, hanno continuato a pensare di poter essere neutrali rispetto a questa condizione. Abbiamo una posizione della Lega che fuori dal Parlamento è molto chiara. Io voglio ringraziare i colleghi della Lega che oggi hanno indossato come noi le spille che richiamano a questa nostra proposta, la richiesta di solidarietà verso l'Assemblea
venezuelana, la legittimazione di una posizione forte. Li voglio ringraziare e voglio ringraziare anche il ministro Salvini, che ha specificato fuori dal Parlamento quale sia la posizione che lui intende avere, in termini dialettici però, nei confronti di Maduro. Lo ha descritto come sanguinario, come persona che opprime il popolo, come assassino, come uno degli ultimi residui di un'ideologia che ha promesso, come qualche giorno fa un vescovo a Basovizza ha sottolineato, che ha promesso il paradiso interno e ha fatto ritrovare invece l'inferno a coloro che l'hanno subita, il comunismo. E Salvini lo ha sottolineato e noi speravamo che oggi su questo, su questa posizione riuscisse ad essere prevalente, che anche l'opera del ministro Salvini servisse insieme a quella di chi come noi, come Fratelli d'Italia, dall'inizio chiede di riuscire ad avere una posizione dell'Italia che sblocchi la situazione internazionale, perché tutti auspichiamo a chiacchiere che in Venezuela torni la democrazia, tutti auspichiamo che rapidamente si permetta al popolo venezuelano di tornare alle urne, ma chi le deve indire queste elezioni? Maduro ha già detto che non lo farà, Guaidó dice che lo farà ed è evidente, per semplificare, che una nazione che vuole ottenere un risultato deve ufficializzare il sostegno a chi riporterà la libertà in Venezuela. E questa è la richiesta che oggi poniamo nella nostra mozione, una mozione semplice, scarna anche nelle premesse, perché di Venezuela se ne è parlato tanto, se ne parla tutti i giorni, se ne parla in tante piazze, perfino in Abruzzo. Voi sapete che la comunità più importante tra la comunità italiana trasferitosi in Venezuela è quella abruzzese, lo dico anche al Movimento 5 Stelle, che in Abruzzo ha avuto un risultato estremamente deludente. Magari anche questo sarà stato uno degli elementi che vi ha penalizzato in quella regione, perché anche lì, in ogni piazza con la bandiera venezuelana, c'erano rappresentanti di quella comunità che spiegavano che c'era necessità di schierarsi, e lo chiedono ancora a quest'Aula, lo chiedono gli amici presenti che saluto e che ringrazio dell'attenzione che prestano ai nostri lavori per poter raccontare ai loro connazionali, ai nostri fratelli venezuelani, 2 milioni di oriundi, 2 milioni di persone che sono state ospitate in quella terra, che hanno potuto vedere quello che è successo di buono, vedere un popolo ospitale, che li hanno potuti aiutare a svilupparsi, come spesso accade per l'immigrazione italiana all'estero, che non è da confondersi con l'immigrazione di altri in Italia. Hanno visto sviluppare quella comunità e l'hanno vista essere oppressa, prima da Chavez e oggi da Maduro. È necessario restituirgli la libertà e lo possiamo fare anche con l'Italia che possa sbloccare questa condizione internazionale. Noi chiediamo sostegno alla nostra mozione, facciamo appello agli amici della Lega ad essere coerenti, magari solo con un'astensione tecnica, magari non partecipando al voto in quest'Aula rispetto alle mozioni che sono state poste da tante forze politiche per il riconoscimento di Juan Guaidó. Sarebbe un atto significativo che porrebbe fine a ogni ipocrisia. Se da una parte c'è un tiranno e dall'altra parte c'è la democrazia, noi, questo Parlamento eletto, deve schierarsi dalla parte della democrazia e della libertà. Non è pensabile ancora un giorno sopportare con chi dice aspettiamo, vediamo, ragioniamo, che un popolo muoia di fame, che un popolo veda bambini, anziani, disabili che muoiono ogni giorno in condizioni di precarietà, con una inflazione che ha superato ogni livello, nemmeno nella Germania del primo dopoguerra si arrivò a questi livelli di inflazione. È necessario e credo che sia utile che questo Parlamento si esprima in maniera decisa, che dia una risposta chiara e che si evitano queste scene che ci sono pure state di tentativi di avere all'interno del governo la maggioranza e l'opposizione. Qui dentro prendere posizioni ponzio-pilatesche come quelle contenute in questa riunione, poi uscire e ognuno raccontare ai simpatizzanti di Maduro che hanno fatto l'occhiolino tanto da ottenere i ringraziamenti di questo tiranno sciacallo che governa il Venezuela, e dall'altra parte invece avere altre forze politiche che raccontano che sono dalla parte dei venezuelani nelle piazze, ma che in Parlamento potrebbero assumere atteggiamenti ben distinti. Quindi il mio appello, io annuncio voto contrario come segnale al governo, lo diciamo con chiarezza, non si può sostenere una comunicazione
e una risoluzione che nulla dice sul metodo per ottenere gli scopi che sono validi all'interno della risoluzione, ma non potrebbe essere il contrario. Nulla dice sugli strumenti. Lo strumento che noi indichiamo è chiaro: riconoscimento immediato di Juan Guaidó, elezioni immediate e libertà per il popolo venezuelano. Grazie, onorevole Lollobrigida. Onorevole Carfagna.